Allora, io sono Claudio Schifanelli del Dipartimento di Informatica di Torino, questo è un progetto in collaborazione col Centro di Ricerche RAI, in particolare con il dottor Luca Vignaroli. Noi stiamo presentando qui un prototipo di un'applicazione che si chiama Misun TV. Lo scopo di questa applicazione è fondamentalmente quella di creare un framework che permette di mettere in relazione informazioni provenienti da sorgenti eterogenee differenti, quali in particolare le sorgenti sociali e le sorgenti non sociali, quindi in modo da creare quello che viene visto come un mondo che unisce il web con la televisione. Questo framework permette in particolare di fare due cose. I vantaggi sono quelli di poter avere una visione dell'evoluzione dei concetti che sono rappresentati all'interno del modello e quindi di poter creare servizi personalizzati che permettono di estrarre quelle che sono le informazioni latenti all'interno del nostro modello. Il modello in particolare è rappresentato attraverso un grafo di conoscenza che permette, se vediamo direttamente l'esempio, creare quello che viene visto come un ponte tra, se vediamo qui nella parte destra, conoscenza che è estratta da una sorgente, in particolare in questo caso dai video di YouTube, con conoscenza invece che è estratta da altre tipologie di sorgenti. In questo caso abbiamo qui la conoscenza che è estratta invece da Twitter. Qui abbiamo un doppio vantaggio. Il primo vantaggio è appunto quello di creare un ponte che è formato fondamentalmente dalle entità estratte all'interno delle nostre sorgenti. Quindi qui possiamo vedere come ad esempio l'atleta Asafa Powell fa da ponte tra la conoscenza estratta da un video che presumibilmente parla della finale di 100 metri alle ultime Olimpiadi, un video di YouTube, con una serie invece di tweet che sono sempre estratti relativi allo stesso argomento, e che ci permette quindi di fare due cose. Ci permette di, questi sono alcuni screenshot della nostra dimostrazione, ci permette di, dato un concetto, estrarre tutte le entità che sono adesso fortemente correlati in un determinato istante di tempo, l'istante ovviamente può essere variato, e in riferimento ad un particolare evento. L'evento può essere, abbiamo visto, un evento più generale come le Olimpiadi, addirittura una particolare trasmissione TV. Abbiamo la possibilità, quindi, analizzando questo grafo, di creare e di ottenere un'analisi quantitativa di quelle che sono, ad esempio, in questo caso la popolarità di un particolare concetto rispetto ai concetti adesso più fortemente correlati. Qui ad esempio possiamo vedere come Silvio Berlusconi è fortemente correlato in questo particolare istante di tempo a Mario Monti, Antonio Ingroia, Giovanni Flores e Luigi Bersani. Qui si sta parlando della trasmissione Ballarò, e quindi qui vediamo qual è l'andamento della popolarità nel particolare lasso di tempo di questi personaggi. Altra funzionalità molto importante, oltre alla sentiment analysis, ma questa è una funzionalità che ormai troviamo in diversi prototipi, è quella che vediamo qua in basso. Grazie al nostro grafo noi abbiamo la possibilità di collegare due mondi che sono apparentemente slegati, cioè quello di YouTube, che vediamo qui nella parte a destra, con quello di Twitter. Quindi qui vediamo come, dato un video di YouTube, che è in questo caso uno dei video fortemente correlati a Maurizio Crozza, possiamo estrarre, quindi raccomandare degli hashtag che sono fortemente correlati al video stesso. In questo modo noi possiamo dire, ad esempio, ad un utente di YouTube, ad un utente della nostra piattaforma, come può essere RaiNet, guarda che i tuoi commenti relativi a questo evento, a questo video, insomma, a questa attività, grazie ai tuoi commenti noi possiamo dirti che magari hai degli utenti di Twitter che condividono i tuoi stessi interessi, che veicolano le tue stesse emozioni, e quindi possiamo anche fornire algoritmi di raccomandazione sia di contenuti che di hashtag o di utenti in generale. L'ultima cosa che volevo ancora dire è che il nostro grafo, il grosso vantaggio che fornisce questo grafo è quello di avere una sintesi del mondo. Questo cosa significa? Non abbiamo ovviamente la necessità di tenere memorizzati, quindi è davvero un modello che contiene tutti i tweet, tutti i video, tutti i commenti. Questo sarebbe improponibile, ma abbiamo, grazie al nostro modello, un'astrazione, una sintesi di tutta questa conoscenza. Questa sintesi può essere ovviamente rivista, può essere navigata a diversi livelli di granularità e fornisce quindi la possibilità di navigare all'interno del mondo TV in maniera molto, molto snella. Questa qui ad esempio è, abbiamo costruito una piccola demo, qui vediamo ad esempio quello che è il mondo che gira attorno a Beppe Grillo in un particolare lasso di tempo. Se noi ad esempio ci concentriamo, cambiamo il nostro lasso di tempo, vediamo come, vediamo ad esempio il mese di gennaio,
vediamo come le statistiche, e quindi i concetti adesso correlato, cambiano. In questo caso possiamo vedere che attorno a Beppe Grillo abbiamo il concetto della trasmissione Ballarò, perché è stato menzionato pur non avendoci mai partecipato, questa è la cosa importante. Inoltre qui possiamo vedere alcuni personaggi che sono collegati al mondo, diciamo, dei grillini. Vabbè, ovviamente il Movimento 5 Stelle, vediamo Ingroia che condivide gli stessi interessi, la trasmissione di Piazza Pulita che anche qui ha parlato, si è spesa molto in favore, mettiamola così, in favore del soggetto politico creato da Beppe Grillo, e quindi qui compare. Vediamo qui in basso, come abbiamo detto prima, i video, in questo caso Beppe Grillo, qui si parlerà probabilmente prevalentemente di Beppe Grillo, e abbiamo poi tutta una serie di hashtag e di utenti correlati. E poi, come abbiamo detto prima, le varie statistiche, qui possiamo vedere come Beppe Grillo, ad esempio, una statistica che prima non appariva nella slide, come Beppe Grillo sia presente in molte trasmissioni di quelle analizzate, e qui vediamo qual è la popolarità rispetto, in questo caso, al mondo YouTube, del concetto che noi stiamo prendendo in esame. Ovviamente il grafo è assolutamente navigabile, quindi se io clicco ad esempio qui sul concetto di Michele Santoro posso creare quello che è un meccanismo di serendipità all'interno dei miei concetti. Quindi io parto da un concetto, attraverso la classica metafora di orienteering mi posso spostare all'interno del mio spazio dei concetti creato a partire dal grafo. Questa è una piattaforma che è disponibile? Questa piattaforma al momento è solo in versione prototipale, è un progetto che appunto è interno all'Università di Torino e in questo caso al centro ricerche RAI. C'è già della documentazione che è possibile trovare percorrendo questi riferimenti, ci sono due articoli scientifici, abbiamo fatto due presentazioni, uno su un mondo prettamente televisivo, UITV, e l'altro invece su un mondo invece con un taglio più accademico, che è la conferenza internazionale Hypersess di quest'anno. Comunque ovviamente l'obiettivo, la breve, è quello di rendere disponibile, diciamo, sotto qualche forma, sotto qualche sistema, la piattaforma, che attualmente potenzialmente potrebbe già essere disponibile, basterebbe solamente esporre questo server web verso l'esterno.